Siete riusciti, questo era l'obiettivo, riportare questa fantastica gara in casa? Sì, siamo riusciti, non è stato facile perché le condizioni meteo non ci hanno certo favorito, però in quei pochi giorni in cui è fatto freddo, il nostro gruppo lavoro, come lo chiamo io in modo simpatico, ma che è un gruppo che lavora veramente, è riuscito a sfruttare l'occasione, a realizzare non so quanti metri cubi di neve artificiale, per cui siamo riusciti a preparare questo anello di 1750 metri di lunghezza, ripeto, a Clusone, una località che è a 653 metri sul livello del mare. Quindi tutta neve artificiale, non c'è della neve naturale caduta, grande lavoro, lavoro di notte, a preparazione della pista e quant'altro. Questo grazie a un gruppo fantastico, grazie indubbiamente, senza dubbio, all'amministrazione comunale di Clusone che da anni ci sta seguendo, risponde alle nostre aspettative, abbiamo un ottimo rapporto e di conseguenza si lavora anche in modo armonico
e facile, direi. Oggi la giornata è cominciata nel migliore dei modi, con il sole. Adesso vedere la Spessa già da diverse ore con il sole su una neve, su una pista preparata bene, lasciatemelo dire, fa un bellissimo effetto. Chiaramente non sempre riusciamo a rimanere qui, ma se appena c'è una minima probabilità ci impegniamo al massimo e facciamo in modo che il tutto venga fatto qui a Cusone, perché ci teniamo in modo molto molto particolare. Parliamo un attimo anche degli atleti. Sono loro i veri protagonisti, fortunatamente nessuno si è fatto male, questa è una cosa importante, soprattutto tanti campioni che l'indomani chissà indosseranno anche maglie importanti, maglie tricolore. Sì, indubbiamente, tra l'altro nelle nostre fila Martina Bellini e Nicola Castelli sono appena ritornati dagli playoff dei giochi olimpici europei per la gioventù, dove hanno disputato diverse gare in settimana, si sono comportate alla grande, hanno vestito la maglia della nazionale. Per cui, ecco, l'importanza di avere una pista in casa è proprio questa: tu riesci a seminare, ad avere un serbatoio di piccoli atleti, a seguirli, a evitare che praticamente tutte le trasferte con i pulmini e non con i pulmini si limitino al massimo, e di conseguenza riusciamo a farli crescere e riusciamo anche, merito loro, merito nostro, ad ottenere degli splendidi risultati, perché oramai da diversi anni i nostri atleti, i nostri allenatori si hanno abituato a dei risultati memorabili. Io dico sempre, ma non andrà bene come l'anno scorso, invece immancabilmente riescono a smentirmi i ragazzi, per cui sono molto felice. Abbiamo con noi due campioni bergamaschi che hanno partecipato davvero, siete arrivati a un livello davvero importante, ecco, diteci un po' com'è andata. Sicuramente non pensavo potesse andare così bene, anche perché il livello era davvero alto, c'erano tutti i big, diciamo, Norvegia, Svezia, Russia, e ci siamo difesi bene, ho raggiunto buoni risultati intorno alle... dai 10 ai 20 e niente, sono molto soddisfatta e è stata una bellissima esperienza. È stata una bella esperienza, una bella opportunità per vedere anche il mondo di fuori qua dall'Italia, e abbiamo dato il massimo e i risultati sono arrivati e sono contento. Ecco, appunto, gareggiare con atleti di tutto il mondo, si è lì un passo al professionismo, e quindi bisogna continuare, andare avanti così. Sì, di sicuro la strada è dura, bisogna metterci il cuore, la voglia, e continueremo così verso, speriamo, un futuro. Sicuramente questa opportunità è stata un bel trampolino di lancio che mi ha permesso anche di stimolarmi a fare di più e quindi tenere duro fino alla fine. A 600 metri di quota, forse neanche, una gara così importante ne va del merito. È un grande merito, diciamo, sicuramente allo Sci Club 13 Crusone, che è riuscito a rimettere in piedi la pista, perché avevano già fatto molto, poi il meteo purtroppo non sempre favorevole, e hanno lavorato tantissimo per mettere in pista questa importante manifestazione. Finalmente la neve è arrivata, qui è stata anche sparata, però diciamo che fortunatamente l'inverno, la stagione è partita alla grande. È fortunatamente un po' in ritardo, però poi la stagione è partita bene. Domenica scorsa abbiamo visto oltre il colle un'ottima situazione neve, qui grazie anche alla neve artificiale, e sicuramente domenica prossima in Valbondione la situazione sarà ottimale. Parliamo un po' dei giovani che comunque dimostrano, soprattutto anche nel fondo, una costanza, una forza, una volontà di allenamento davvero sembra non finire mai. Beh, il fondo bergamasco ha tantissimi giovani che si distinguono a livello nazionale, abbiamo già vinto medaglie importanti, la costanza in allenamento e in sacrifici per riuscire ad avere questi risultati è importantissima, e qui sempre grazie agli Sci Club
che incutono in questi atleti grande forza di volontà e di agonismo al punto giusto. Siamo lasciati oltre il colle, è una grande vittoria, ma anche qui in casa ti sei ripetuta e benissimo così. Sì, sono soddisfatta della gara che ho fatto oggi. La pista era veramente dura, però sono riuscita a dare il massimo, quindi sono molto contenta. Una gara in seguimento, un po' diversa questa volta, ti abbiamo visto prima nella prima manche, la seconda l'hai controllata. Sì, esatto, una gara molto interessante. All'inizio ho cercato di controllare, poi ho dato il massimo e sono riuscita ad arrivare all'arrivo tranquillità. Due parole sul percorso, il tracciato com'era? Il tracciato era veramente duro, mi alleno spesso su questa pista, la pista della Spessa, e pensavo meno dura, invece molto faticosa. Prossima gara abbiamo campionati regionali, una gara regionale a Valbondione e poi campionati italiani agli spiazzi, quindi spero di continuare a essere in forma come sono in questo periodo. Stiamo preparando il campionato italiano a Gromo 14-15 febbraio e siamo in fase di tornare in forma. Dai, sposi che sono andato bene, per il secondo giro ho mollato un po', sono riuscito a finirla, il terzo ho dato tutto e sono riuscito a vincere questa gara. Diciamo che secondo hai studiato un po' i tuoi rivali? Ma sì, un po' dall'esperienza che abbiamo, corriamo sempre tra di noi, ho deciso di rallentare un pelo per uscire dal sotto dopo. È buona, è stata una bella gara. I prossimi risultati che dovrai tenere quali sono? Ma appunto sto portando tutto agli italiani lì a Gromo, che ho appena detto prima, e spero di cercare di prendere una medaglia. Tutto è importante, quella che indossi bisogna tenerla. Ma sì, speriamo di tenerla e andare forte ancora. La vittoria diciamo che l'ha avuto al tempo oggi, una bellissima giornata. Volevo fare i complimenti al 13 Clusone per l'organizzazione della pista, perché la mancanza di neve, la carenza di neve in questo periodo qui, e oggi hanno preparato una pista ottima, bella, e con bella neve, bella gente, e bello tutto oggi. Al di là del risultato tecnico, sportivo, è una bella giornata di sport. Quindi che lo sci, nonostante partito un po' tardi, con tante gare annullate, con la difficoltà di neve, oggi sta andando alla grande. Sì, oggi sta andando alla grande. Diciamo che siamo partiti un po' in sordina, così un po' in ritardo domenica scorsa. Per quanto riguarda il fondo, eravamo oltre al colle. Questa settimana siamo qui a Clusone. Siamo partiti, finalmente è partita la stagione come doveva partire. Get on the floor, get on the floor.